Ciao ragazzi, volevo farvi vedere questo spettacolo. È la versione cinese della caserma di Ghostbuster. È uno spettacolo, veramente è uno spettacolo. Questi sono tutti i personaggi che ci sono. Ovviamente le facce si possono girare, io ho lasciato queste, quelle che mi sembravano più simpatiche, quelle che mi piacevano un po' di più. Qui il fantasma della bibliotecaria, anche la parrucca bianca da mettere e l'espressione da girare, adesso ve la faccio vedere. Si gira l'espressione, diventa diabolica. Insomma, tutti sono bellissimi. Slimer, con la salsiccia a mano. E poi ci sono in più questi due fantasmini. Li mettete un po' dove volete, ora momentaneamente l'ho messi così. Che dire, la caserma, vabbè, è stupenda. Ora, quella diciamo normale si trova delle cifre esorbitanti, inavvicinabili. Cioè, ho visto anche delle cifre intorno agli 800-900 euro. Però calcoliamo, intorno a 600-700 euro si trova. Questa costa meno, ma meno del meno della metà. Anche meno, cioè io vabbè, io non posso dire adesso quanto l'ho pagata perché mi ha fatto un prezzo veramente da amico chi me l'ha venduta, però perché ho comprato anche altre cose, quindi mi ha fatto un prezzaccio. Però tenete presente che si parla di dai 100 ai 200 euro, ecco, con 150 secondo me la trovate, e tenendo presente che quella viene sulle 700, insomma, cioè, il prezzo è veramente notevole. Ovviamente, come tutte le cose che costano molto meno, qualche difettuccio ce l'ha. Bisogna valutare se i difettucci che hanno, sempre se non ce l'hanno anche gli originali, perché io diciamo quelli originali io non l'ho visti, non l'ho provati. Quindi, però, tipo un difettuccio ve lo faccio vedere nel primo, sono tutti uguali. È lo zainetto protonico, che non mi ricordo come si chiama. In realtà andrebbe girato, però il problema è che girandolo bisognerebbe piegare questo cavo qua, questo tubicino di gomma, e ci ho provato, visto che si stava spaccando, ha però rischiato di spaccare e fare dei danni, l'ho messo così, quindi questo è al contrario, questo è un difettuccio, però francamente sta bene anche così, cioè sfido chiunque non ce l'abbia a capire che è lo zainetto protonico, come si chiama, è girato. Poi ovvio c'è qualche pezzettino che è un pochino lasco, però francamente sono piccole cose che qui un'altra testa andrebbe messa dov'è? Da sto qua, sì, esattamente. Non mi ricordo come si chiama, col casco lì che per realtà cos'è, una specie di pentola. Vabbè, la parrucca, ve l'ho fatta vedere. Scusate. Era quella che era stata, come si dice, indiavolata, io non mi ricordo adesso. Comunque, la fidanzata di uno che dei quattro. Scusate, ma i nomi non me li ricordo. Sono passati troppi anni che non lo vedo. Il fantasma, quello del taxi. Questo è l'unico che la faccia così, non si può cambiare. Questo, se non sbaglio, no, questo è il vicino di casa di lei. Che vengono trasformati in cani. Infatti anche loro hanno due espressioni che si possono cambiare. È la segretaria. Quella è troppo simpatica. Vabbè, gli altri insomma li conoscete. Ecco, Slimer. E così. Cosa vi devo dire? Ebbene, adesso vi faccio una scarrellata, vedete? Guardate il dettaglio, il bidoncino della spazzatura, il semaforo col senso unico, la strada che si sta rompendo e sta uscendo fuori quella specie di melma dei fantasmi, le vetrate, ecco, tra i difetti c'è qualche vetrino, uno l'ho trovato un po' venato, non sono proprio trasparenti, trasparenti, sembra quasi sporchi, però alla fine, cioè ragazzi, insomma, secondo me è veramente un bel pezzo questo.
sopra, bellissima l'idea di per bloccare le ante che si aprono, ancora vi farò vedere. Hanno fatto questa specie di condotto dell'aria. Molto 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 bello. Il fantasmino qui che si può mettere dove volete, si gira. Insomma, quello sono cretinate. Ecco, la parte che non mi piace, ma quello è uguale in tutte e due, è il dietro. Cioè il dietro proprio, boh, sembra quasi una cosa presa buttata lì. Ora, nel film, se non sbaglio, la caserma è un edificio in sé, quindi non ha altri edifici attaccati. Se no uno può pensare, vabbè, dietro l'ha lasciata così perché alla fine dietro c'era attaccato un altro edificio, vabbè. Però francamente, per poco di più potevano fare un lavoro fatto meglio, anche colorato. Se cioè, questi li facevano di questi colori qui, lisci tutti, cioè, non lo so, e già questa parte tanto tanto va bene anche così, ma questi l'avrei fatti meglio. Sembra proprio questo preso buttato lì, come vabbè, lo sappiamo come fare, lo lasciamo così. Però è fatta così, questo ripeto, è fatta così anche nell'altra, perché ho visto le foto, quindi. Vabbè, la scala antincendio, anche questa è veramente bella, cioè. Potete anche tirare su. E ora ve lo apro. Perché veramente la parte, secondo me, proprio più bella è dentro. Ecco, un altro problemino, non solo nell'altro, sono le porte che purtroppo sono abbastanza molle, quindi si aprono di continuo, come quelle queste qua degli spogliatoi. Non stanno ferme, vedete? Toh. Visto? E vabbè, questo che è una specie di scivolo, diciamo il classico scivolo dei pompieri, purtroppo si sgancia facilmente perché è un po' piegato, quindi ora vabbè, ora sta però. Vabbè, comunque insomma si sfila e vabbè, ragazzi, tanto non è un giocattolo questo è proprio un modellino della Lego da collezione. Ecco qua, come potete vedere, mentre ci sono le due scrivanie con i due uffici, degli scatoloni, dei giornali, quindi vuol dire che è poco che si sono trasferiti qui. Lì c'è il portone che si apre. Mi hanno detto che la macchina Ecto 1, quella sempre della Lego ovviamente, non ci sta. Cioè entra però tutta dentro, non ci sta, il portone non si chiude più. A parte che quella ormai è diventata introvabile e costa di quelle cifre esorbitanti. Le camere da letto, con i tre letti, veramente fatti bene. Questa è la loro sala giochi, col camino, con un videogame, la cucina, frigorifero che si apre. Ora non ve lo apro perché qua non ci riesco, però insomma. Le scale, l'allarme, oppure dove mettevano i fantasmi. Adesso non so quello cos'è dei due, forse dove mettevano i fantasmi una volta catturati. Con quella scala che veramente sale fino in cima. Con i due terrazzi. Ah no, questa è la sala giochi. Vabbè, sala giochi un po' sotto, un po' sopra, cioè, è un po' da tutte le parti. Questa è una specie di studio. Il biliardo. No, ragazzi, è veramente bello. Le parti si possono sganciare, quindi si può levare la parte sopra del tetto. Ora non faccio. Francamente poi, come potete vedere anche qua, poi è difficile rincastrarlo nel punto giusto. Vedete, questi sono i piccoli difetti. Può darsi anche che l'abbia anche quell'altro, però non lo so. Si possono dividere i piani, quindi si staccano a piano. Hanno un sistema abbastanza veloce da sganciarlo e riagganciarlo. Però francamente a me piace così. Qua, come potete vedere, vi faccio vedere anche di qua. Vabbè, i due armadietti.
Qui c'è il bagno e c'è la doccia, purtroppo non si vede, rimane dietro, non riesco a riprendere col telefonino. Qua è sempre uno studio. L'antincendio, cioè, è veramente, veramente, veramente una porta, vedete? Qui c'è una porta che si apre. Cioè, veramente fatto bene, eh. C'è il bagno, sono rimasto quando ho fatto il bagno. Cioè, veramente, veramente fatto bene. Il dettaglio è incredibile, cioè, poi questa cifra veramente non si può dire niente, cioè un oggetto del genere, solo che comprati i pezzi questa cifra l'avete ultra superata, perché io ho provato a fare dei progetti con studio e provare a vedere di comprare i mattoncini su siti un po' attendibili, perché purtroppo non conosco bene i siti dove vendono i mattoncini sfusi, ci sono anche dei siti in Inghilterra, all'estero, insomma da tutte le parti del mondo, e lì ci sono dei prezzi bene, molto accettabili. Però il problema è che non mi fido, se poi non mi arriva niente. Quindi ho provato a vedere solo quelli in Italia oppure dall'Lego Store, ma se ci metti le spese di spedizione vai a vedere quanto ti viene a costare, fai prima a comprare l'oggetto già nuovo, confezionato e via. Uno se si vuole divertire, comunque lo sapete benissimo, c'è il studio che è un programma nato apposta per fare dei progetti con la Lego. Una volta proprio c'era un programma proprio della Lego e poi alla fine tu potevi tranquillamente comprare da loro i mattoncini e per costruirtelo. Purtroppo non. Programma credo che ci sia ancora, però li ho contattati ma mi hanno detto che non funzionava più così, non. Puoi solo fare dei progetti e basta. Invece con questo programma qui puoi anche comprare mattoncini. Alla fine puoi anche stampare le istruzioni. È un programma abbastanza divertente, bello. Potete divertirvi, non so, a far rifare casa vostra. Insomma, quello vedete. Comunque su YouTube trovate, se mettete studio Lego, trovate tutto, anche come funziona tutto quanto. E niente ragazzi, questo volevo farvi vedere. Questo mio, aspettate che se me lo chiudo. Vedete lì il sistema. Vedete per bloccarli. Faccio rifare un giro veloce. E qui l'orrido del retro, che è l'unica parte che veramente fa veramente veramente schifo. Non capisco il perché, comunque va bene così. Niente ragazzuoli, spero che vi sia piaciuto questo video. Se vi è piaciuto mi farebbe piacere se mi lasciate un like, tanto per farmi capire che il video vi è garbato. E se ne avete voglia seguite il mio canale, perché come vedete metto video di un po' di tutti i generi e soprattutto video di oggetti. Ora di questo ce n'è di video, però di questa soluzione, diciamo versione cinese, non credo. No, almeno io non ho visti, poi però se mi sono sbagliato ce n'è. E niente, ci tenevo a farvelo vedere, in modo che se avete dei dubbi sull'acquistarlo o meno, io se l'ho trovato a un buon prezzo come l'ho trovato io all'incirca, vabbè, tenete presente intorno dai fino a un massimo di 200 euro, 250, prendetelo perché li vale tutti. Oltre a questo punto non lo so, dovete valutare. Io ho avuto la fortuna di prendere veramente un prezzo molto 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 basso per il suo, calcolando il suo valore. Vabbè, vi ringrazio e al prossimo video. Ciao ciao. Ah, scusate, dimenticavo una cosa importante secondo me. A differenza del castello di Howard, questi sacchetti sono numerati molto molto bene. E guardate, ogni sacchetto ha un numero enorme, anche più di uno. Mentre quell'altro purtroppo erano scritti piccolini, a volte cancellati. Il manuale è fatto molto bene, perché come potete vedere, tipo qua, la parte diciamo azzurrina è quella che
già stata assemblata la parte colorata, invece quella che va, che bisogna aggiungere. Quindi è abbastanza semplice, molto più semplice del castello di Howard, e purtroppo era tutto colorato, quindi non si capiva bene cosa doveva aggiungere e cosa no. In certi punti era facile, in certi molto difficile. L'unico difetto è che il manuale grosso purtroppo si staccano le pagine. Ecco, come potete vedere qua, vengono via. Però stando un po' attenti, insomma, quella è una piccola cosa che poi alla fine non so quanto può influire. Però bene o male stavolta forse è uscito dopo questo, non lo so. O è un'altra casa, io ora non lo so perché mi è arrivato dentro uno scatolone anonimo. È fatto meglio. Parlo di istruzioni e di sacchetti. Perché ripeto, in quell'altro le istruzioni hanno tutte dello stesso colore. Un'istruzione che sembra un libro qua. E invece questo, solo le parti da aggiungere sono colorate. Il resto è quella specie di grigio chiaro chiaro. E i sacchetti molto 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 comodo, hanno un numero veramente grosso e ben visibile. Niente, volevo aggiungere solo questo e mi stavo dimenticando che avevo tenuto apposta un sacchettino vuoto. Ciao di nuovo.